Si continua a scavare e a sperare a Farindola, alle pendici del Gran Sasso, nell'area dove sorgeva l'hotel Rigopiano travolto da una slavina il 18 gennaio. Le operazioni proseguono senza sosta a 1200 metri di quota tra le macerie dell'albergo nonostante pioggia, nebbia e neve. Ogni ora che passa si affievoliscono le possibilità di trovare persone in vita. 7 le vittime, 24 i dispersi e 11 sopravvissuti, tra cui 4 bambini. I piccoli sono stati portati all'ospedale di Pescara. I bambini stanno bene fisicamente, stiamo in contatto con gli psicologi anche per poter fare una dimissione, chiamiamola protetta, e quindi protetta sotto il profilo psicologico anche, e che possa garantire anche il prosieguo di un'assistenza psicologica per tutti e quattro i bambini e per le loro famiglie e per i parenti che stanno loro vicini, quindi stiamo organizzando anche questo. Grazie. Due le inchieste aperte, una per omicidio colposo, l'altra per disastro colposo. Il primo fascicolo indaga su eventuali warning non ascoltati e ritardi nell'arrivo di spazzaneve e soccorsi. L'altro prende in esame le autorizzazioni di costruzione dell'hotel, finito in passato al centro di un processo per presunto abuso edilizio.